Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi unboxeremo Logitech G930, una cuffia da gaming che va oltre i limiti per chi vuole giocare in santa pace e chi vuole avere un effetto surround più che reale. Allora, la cuffia si presenta con uno scatolo molto dai colori accattivanti. Da notare anche l'immagine della cuffia, metà cuffia e metà diciamo raggi X. Allora, sotto potremo trovare alcune specifiche, sotto la confezione potremo trovare alcune specifiche del contenuto della confezione, e aprendola troveremo troveremo anche una scatola, questa di qua, con un manuale di pronto all'uso, manuale utente e anche certificati di garanzia. E dopo questo unboxamento diciamo della confezione potremo trovare subito le nostre Logitech G930. In più troveremo anche il ricevitore wireless e diciamo il supporto per agganciare sia il ricevitore e sia per alimentare le nostre cuffie. Allora, un complimento subito a Logitech per i materiali utilizzati per queste cuffie, che sono davvero molto resistenti e molto ben curati. Allora, questo di qua serve il ricevitore con questi due cavetti, che uno va direttamente alla cuffia per alimentarla in caso si scarichi, e l'altro è un cavo USB che va attaccato al nostro computer. Questo di qua invece è il ricevitore wireless che va attaccato in questo supporto, così da permettere alla cuffia di funzionare. Analizzando più a fondo le nostre cuffie, le Logitech G930 sono delle ottime cuffie da gaming, presentano un Dolby Surround 7.1 e sono davvero maneggevoli. Si possono piegare come cavolo volete e presenta anche un microfono flessibile con riduzione del rumore e disattivazione dello stesso quando viene diciamo alzato fino all'orecchio. Allora, di lato potremo trovare tre bottoni G programmabili tramite software, il controllo del volume e il tasto per disattivare il microfono. Sotto invece troveremo la femmina, diciamo, dove andare ad agganciare il nostro cavo per alimentarlo. Poi sulla parte laterale troveremo il bottone per accenderlo e spegnere la cuffia, e come dovete vedere si accende tutti i LED. E poi sotto il bottone dell'accensione troveremo quest'altro bottone che serve per attivare e disattivare il surround. Complimenti ancora Logitech per i materiali utilizzati per fare questa cuffia. E come potremo vedere nella parte del padiglione, il materiale con cui è fatta diciamo la parte morbida, sia la parte diciamo sopra, è fatta pure da questo materiale che è molto morbido e si adatta perfettamente alle nostre orecchie. Ed ecco adesso il supporto dove va messo il ricevitore USB. Presenta due uscite, diciamo, una che vanno attaccate, questa di qua che sarebbe la micro USB, che va attaccato direttamente alla cuffia per alimentarla in questo modo. E invece l'altra porta, che sarebbe una normale USB, va attaccata direttamente al nostro computer. E qui quindi attaccheremo il nostro ricevitore wireless a una potenza di 2,4 GHz. Questo ricevitore permette di utilizzare le nostre cuffie fino a 12 metri dal supporto stesso.